Benvenuti a Ship to Shore News. RBD vende in resale anche la Peppe Rizzo. Per questa capesize la compagnia incasserà da Quintana Shipping circa 50 milioni di dollari. Il Giappone finanzierà i suoi cantieri. Il governo è pronto a lanciare un fondo pubblico a sostegno dell'esportazione navale. In arrivo 67 milioni dal Marco Polo 2. L'avvocato Morace spiega nei dettagli quali sono i requisiti per presentare i progetti. Intertanco tra l'allarme sulla crisi e l'apertura green. L'Associazione degli armatori del liquid sottolinea la gravità del momento, ma apre per la prima volta misure anti-CO2. Saremar ancora ai blocchi di partenza. Malgrado il rinnovo del noleggio Visentini, che la regione sostiene gratuito a navi ferme, la compagnia sarda non ha ancora ripreso a operare in attesa di un forse decisivo verdetto del TAR. Saipem costruirà un cantiere in Brasile. Rilevata una società che ha una concessione perpetua su 35 ettari a Guarujá. Nico Tours sbarca sul Po. L'operatore tedesco organizzerà nel 2012 crociere fluviali con partenza da Venezia. VSL un anno e qualcosa dopo. Promotori e affiliati hanno fatto il punto sulla situazione dell'innovativa iniziativa finanziaria di fondo dedicato all'armamento e alla logistica terrestre. Le misure di contrasto alla pirateria diventano concrete. In contemporanea con la liberazione della nave Montecristo è stata firmata la convenzione che autorizza l'imbarco di militari a bordo. Crolla il cargo ferroviario in Italia. Lo dicono i dati di Confedra del primo semestre del 2011, durante il quale tutte le altre modalità di trasporto sono tornate a crescere. Conversione record in Danimarca. Con il supporto di MSC Software Corporation, lo studio Knud Hansen ha progettato il più grande allungamento di un Ropax della storia. Lloyd's List Italian Shipping Awards 2011, il dado è tratto. Votate a scrutinio rigorosamente segreto dai 7 giurati le terne di potenziali vincitori del prestigioso riconoscimento giunto alla terza edizione italiana. Venerdì sera a Roma, in una grande serata di shipping, saranno proclamati pubblicamente i 13 vincitori di quest'anno. Le ferrovie russe scommettono sui container. RZD prepara un piano di sviluppo per rafforzare la sua capacità di trasporto sulla via della seta tra Europa e Cina. Hellmann apre una finestra sul mare. L'operatore tedesco, presente per la prima volta al Salone Nautico di Genova, scommette sul marine business, rinforzando la struttura sotto la lanterna e offrendo nuovi prodotti. Per ulteriori approfondimenti consultate la nostra rivista online al sito www.ship2shore.it. Ship to Shore News, usciamo dopo i quotidiani, ma arriviamo prima sulla notizia.